Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Harmonix. La software house ha infatti finalmente annunciato la data di uscita di Dance Central Spotlight. Il gioco uscirà esclusivamente in formato digitale su Xbox One il 2 settembre al prezzo di $9,99. Manca ancora il prezzo in euro, ma possiamo aspettarci un adeguamento abbastanza simile. Conterrà 10 canzoni personalizzabili con oltre 50 tracce scaricabili invece dal Music Store. E passiamo ad Ubisoft e ad Assassin's Creed Unity. Il retailer britannico Game ha infatti recentemente svelato un'interessante curiosità sul gioco. Infatti, in questo ennesimo sequel della saga multimilionaria non saranno presenti i cavalli. Gli sviluppatori hanno giustificato questa decisione sostenendo che non appartengono all'identità storica della Parigi durante la Rivoluzione francese. È altresì invece confermata la grande estensione della mappa e la grandissima quantità di attività primarie e secondarie che si potranno intraprendere all'interno di essa, ricordiamo, questa volta anche in cooperativa. Lo sviluppatore Thiago Souza ha recentemente annunciato di aver lasciato Crytek per spostarsi in ID Software, dove lavorerà al reboot di Doom attualmente in fase di sviluppo. In Crytek si occupava del settore ricerca e sviluppo del CryEngine, quindi un ruolo di primissimo piano, e si tratta dell'ultima di una lunghissima serie di defezioni che hanno segnato lo sviluppatore tedesco e che potrebbero essere causate da gravi problemi economici in corso. Tuttavia Crytek non ha ancora rilasciato un comunicato stampa o delle informazioni ufficiali relativamente a questa situazione, quindi siamo in attesa di sviluppi. Come sicuramente ricorderete, Tekken 7 è stato annunciato la settimana scorsa, ma non ci sono ancora dettagli relativi alle piattaforme di destinazione di questo sequel della storica saga di picchiaduro. La pagina di Amazon UK ha pubblicato, probabilmente per errore e solo per qualche ora, la pagina ufficiale del gioco, dove erano listati semplicemente PC, Xbox One e PlayStation 4 come piattaforme di destinazione. Ricordiamo che il gioco gira su Unreal Engine 4 e questo per ora è l'unico dato certo. Aspettiamo quindi conferme o smentite da parte della software house. Secondo recenti indiscrezioni trapelate in rete, il lancio di Star Wars Battlefront potrebbe tardare fino al 2016 e tutto potrebbe essere stato causato da quel brutto incidente subito da Harrison Ford sul set di Episodio 7. Ricordiamo, sembrava inizialmente una semplice distorsione alla caviglia, ma si è poi rivelata una frattura e dunque i tempi di lavorazione del film sono notevolmente slittati. Il gioco potrebbe contenere, secondo altre indiscrezioni, alcuni elementi provenienti dal film e questo giustificherebbe il ritardo. Ricordiamo inoltre che, secondo quanto annunciato da DICE, le prime effettive informazioni sul gameplay potrebbero arrivare non prima della primavera del 2015, che già farebbe dubitare un'uscita entro la fine dello stesso anno, ma rimaniamo comunque, come sempre, in attesa di informazioni ufficiali. E passiamo adesso a Sony, che ha deluso molti degli utenti PlayStation Vita pubblicando Horeshika Taint and Blood solamente in formato digitale, senza quindi distribuzione fisica nei negozi. Era toccato anche al ben più famoso Freedom Wars e quindi la situazione, da un certo punto di vista, era prevedibile, ma questo sicuramente non ha fermato il malcontento dei moltissimi appassionati che sono costretti ad acquistare soltanto in formato digitale una delle uscite recenti assolutamente più importanti per la portatile. E passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo a Destiny. Oltre ad aver pubblicato una beta ricchissima di contenuti e molto piacevole da giocare, Bungie ha confermato la possibilità di trasferire i propri personaggi dalla old alla next gen, non cross-platform tuttavia. In ogni caso sarà comunque possibile portare il proprio personaggio da PlayStation 3 a PlayStation 4 e da Xbox 360 a Xbox One, facilitando così e incoraggiando anche il passaggio alla nuova generazione. E il flop di questa settimana non possiamo che assegnarlo all'ultimo DLC di Battlefield 4, ossia Dragon's Teeth. Sembra infatti aver riportato in auge, tristemente, un gran numero di bug che erano stati finalmente risolti da DICE dopo innumerevoli update. È ritornato infatti il lag nelle partite e ci sono anche alcuni problemi di matchmaking. Nella versione PC a tutto questo si aggiungono anche frequenti crash. DICE ha riconosciuto la presenza di questi problemi e afferma di essere al lavoro.
Continua quindi la sfortunata epopea di Battlefield 4, speriamo che questa volta i bug abbiano davvero vita breve. Anche per l'edizione di oggi con questo era tutto e noi vi diamo come sempre appuntamento al prossimo venerdì. Ciao!